Nel territorio etneo, l'uomo ed il vulcano hanno instaurato da millenni un complicato rapporto. Ma c'è un luogo dove meglio di qualunque altro traspare questa antica contesa. Si tratta del monastero di San Nicolò l'Arena nel territorio di Nicolosi. È un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. La sua storia attraversa quasi un millennio. Comincia molto lontano, intorno all'anno 1150. Siamo in pieno periodo normanno. In quel tempo vaste zone della Sicilia erano divise in feudi. Su molti di essi aveva dominio il conte Simone di Policastro, figlio di Enrico. Fu proprio lui a donare quest'area ad alcuni religiosi, facenti parte del monastero di San Leone, esistente un tempo nella zona di Monte San Leo e distrutto dall'eruzione del 1536. A loro fu data la possibilità di realizzare in questi terreni un hospitalem. Il termine è curioso, perché secondo alcuni starebbe ad indicare un luogo dove poter pernottare, da domus hospitum. Mentre secondo altri è da considerarsi come un ospizio per i monaci malati provenienti dal monastero di San Leone, ma anche da un altro monastero, quello di Santa Maria di Licodia. Da queste porte sono passati tanti uomini ed anche personaggi illustri, la cui storia è profondamente legata a quella dell'Etna. Basta citare un nome, Wolfgang Sartorius, che usò il monastero come rifugio nel periodo in cui studiò l'Etna. Oppure il pittore Jean-Pierre Houel, che ci ha lasciato in dono dei dipinti dell'Etna settecentesco. O ancora Johann Wolfgang Goethe, che dopo la sua visita in Sicilia dirà: «L'Italia, senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto». Ma al di là degli artisti, degli scienziati, qui soggiornarono anche importanti figure del potere siciliano come Eleonora d'Angiò, moglie del re di Sicilia Federico III d'Aragona. La regina amava passare il suo tempo nel territorio di Belpasso, chiamato allora Malpasso, ed in questo monastero passò gli ultimi giorni di vita, fino alla sua morte il 9 agosto 1341. La presenza di una figura di prestigio come la regina Eleonora diede grande importanza al monastero, che proprio in quegli anni fu ampliato e conobbe il suo periodo di maggiore fervore. Proprio allora nacque questa cisterna a quattro bocche, eretta nel cortile antistante il monastero grazie alle donazioni di famiglie nobili e facoltose. Si rivelò un'opera idraulica eccellente, tanto grande da riuscire a dare acqua a tutti gli abitanti di Nicolosi. Spicca agli occhi la merlatura delle sue mura. Oltre ad un fattore estetico, questa struttura dava l'idea di difesa, ed in effetti i monaci subivano spesso l'assalto dei briganti. Questo, unito al rigido clima invernale, li convinse ad abbandonare questo cenobio in favore di una struttura molto più grande, il monastero di San Nicolò l'Arena di Catania, detto il Nuovo, per distinguerlo da quello di Nicolosi. È tutt'oggi uno tra i più importanti palazzi storici di Catania, nonché una tra le più imponenti opere monasteriali d'Europa. La prima pietra fu posata nel 1558, per essere completato solo tre secoli dopo, nel 1866. E così, dopo tanta ricchezza, per questo monastero seguì un periodo di declino. Ma non fu mai abbandonato del tutto. Diventò utile come dispensa per le attività agricole, ma anche come punto d'appoggio per i visitatori che da qui passavano prima di raggiungere le zone più alte dell'Etna. Era abitato anche nel periodo del terribile terremoto del 1693, che distrusse quasi tutte le case religiose dei benedettini nell'area etnea. Ma subito venne avviata la ricostruzione, non solo del più importante monastero di Catania, ma anche di quello di Nicolosi. Tutto venne recuperato nel giro di qualche decennio, e per i monaci rimasti diventò molto importante la produzione agricola,
che non si limitò al vino dei vigneti, ma anche agli alberi da frutto e persino al legname raccolto nei castagneti cresciuti intorno. Tutto questo finì drasticamente nel 1866, quando vennero emanate delle leggi che tolsero potere all'asse ecclesiastico, sopprimendo tutti i beni non espressamente legati a ragione di culto. Seguì un lungo periodo d'abbandono, che fece trasformare i Ruderi una struttura fortemente legata alla storia del paese in cui si trova. Basti pensare che lo stesso nome di Nicolosi deriva dal santo a cui il monastero era dedicato, San Nicolò. Una comunità che fiorì con il tempo, attorno a quello che era un centro di culto, ma anche di gestione, d'occupazione per la popolazione circostante. Il bene diventò anche proprietà privata e usato per lo più come residenza estiva. Già definito di interesse storico dalla soprintendenza nel 1942, 30 anni dopo, nel 1972, veniva utilizzato soltanto come stalla. Fu alla fine degli anni Ottanta che cominciò la sua nuova vita, quando entrò a far parte dei patrimoni dell'ente parco dell'Etna. I lavori di restauro videro collaborare la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Ambiente e furono completati nel dicembre 2004. Pochi mesi dopo, l'ex monastero divenne a tutti gli effetti la sede degli uffici del Parco dell'Etna. Questa scelta è stata ritenuta compatibile con la sua storia, poiché è un parco naturale e anche un'istituzione di promozione culturale. Inoltre, la sua posizione è simbolica, posta sugli 800 metri di quota, in quella zona in cui gli ultimi edifici lasciano il posto alle distese di lava, come a voler creare un collegamento tra l'uomo ed il vulcano artefice del territorio in cui viviamo. Cominciamo la visita di questo luogo storico. Si accede tramite un viottolo interamente costituito da pietra lavica. Dopo aver lasciato sulla sinistra il front office, l'unica struttura nuova, tutte le altre sono state ristrutturate da edifici già esistenti. Intanto intorno spiccano alberi di quercia, pioppotremulo e pino, che svettano altissimi verso il cielo. È attraversando questo arco che si entra nel cortile interno, posto di fronte all'ingresso principale del monastero. Specularmente si trova il pozzo. Le mura, come già detto, avevano lo scopo di difendere dai briganti e circondano buona parte della struttura. Entrando nel complesso principale del monastero ci ritroviamo in quella che al piano terra un tempo era la cantina in cui si immagazzinava il vino prodotto nei vigneti. Oggi buona parte di questo piano è stato trasformato in un museo vulcanologico. Su una parete è rappresentata l'evoluzione dell'Etna, mentre nelle teche sono esposti i suoi prodotti. Basta però alzare lo sguardo e vedere queste travi corrose dal tempo per tornare indietro di parecchi anni. E sembra quasi di odorare ancora il profumo del mosto, o di vedere le enormi botti che riempivano queste sale. Sullo stesso piano si trova anche la sala conferenze del parco, dove spesso si assiste a vari incontri. Persino qualche messa, che riporta in questo ambiente l'atmosfera che si doveva respirare nei tempi in cui rappresentava la cappella del monastero. Si può vedere ancora, dipinto sulle pareti, il volto di San Nicolò. Ed ecco che il convento diventa museo di se stesso. In queste vetrine è conservato il vasellame venuto alla luce durante gli scavi effettuati nel cortile.
non è difficile che molti altri reperti rimangano ancora sepolti dal tempo. E non è l'unica. Proprio in questo cortiletto posto davanti alla cappella sono state rinvenute delle ossa umane. Erano i religiosi che in questo convento trascorrevano la loro vita e che qui venivano seppelliti, prima che Napoleone nel 1804 firmasse l'editto di Saint-Cloud, che vietò di sotterrare i defunti all'interno dei centri abitati o nelle chiese. Il piano superiore invece è il vero cuore pulsante del Parco dell'Etna. Qui sono ospitati gli uffici dell'amministrazione, da qui partono concessioni o procedimenti mirati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, e tra il continuo viavai di gente che c'è oggi, appare difficile immaginare proprio qui le celle in cui riposavano i monaci. Ma chi viveva in questo monastero? Probabilmente inizialmente era davvero utilizzato come ospizio per i monaci malati provenienti dagli altri conventi, per poi diventare dimora fissa dei religiosi a metà del 300, quando diventò il cenobio più importante della zona etnea. L'ordine benedettino, inoltre, godeva della preferenza della nobiltà, tanto che con il passare del tempo furono ammessi al noviziato soltanto uomini provenienti da famiglie nobili, anche se molti di loro preferivano vivere nella comodità dell'abbazia catanese piuttosto che in quella più disagiata di Nicolosi. Ma di sicuro qui passarono la vita anche molti monaci umili, disposti a dividere con gli altri quel poco che avevano. La facciata dell'edificio appare semplice ma armoniosa. Oggi non esiste più una torre campanaria che divideva in due il prospetto. Possiamo vederla in questa foto del reverendo inglese George Bridges, che risale al 1846. Il monastero non è composto soltanto dall'edificio principale, ma anche da altri complessi che sono stati costruiti in tempi diversi. Sul lato occidentale si trova il palmento, che non ha mai cambiato destinazione d'uso. Qui veniva trasformata in vino non solo l'uva raccolta nel terreno dello stesso monastero, ma anche del territorio circostante. Ma non tutte le strutture sono in buono stato. Alcune nel corso del tempo sono andate in decadimento o addirittura restate sepolte dal materiale piroclastico che le attività eruttive hanno sommato nel tempo. Prima tra tutte, l'eruzione del 1669, di cui il prodotto principale appare imponente poco a sud-ovest del monastero, i Monti Rossi. Del resto la natura vulcanica di questo suolo è testimoniata già dal nome. San Nicolò l'Arena, letteralmente la sabbia. Questi muri sono le vestigia di quello che un tempo erano probabilmente i magazzini, o perlomeno strutture necessarie alle attività agricole del monastero. Essi sono collocati su diversi livelli, alcuni ancora in parte interrati, parallelamente all'edificio principale e adesso collegato da questo corridoio a cielo aperto, coronato da una merlatura grossolana. La struttura interna denota la sua antichità, con le sue volte in pietra o i gradini consumati dal passaggio della gente. Chissà a quanta fatica, a quanto impegno hanno assistito queste mura. La differenza dei materiali, quelli poveri e di immediata reperibilità per le strutture più antiche, i laterizi e la pietra calcarea per quelle successive, fanno rendere conto della differenza non solo dell'epoca di costruzione, ma anche delle possibilità che ebbero i monaci successivamente. Attorno alle strutture si trova un terreno agricolo grande circa 50.000 metri quadrati, di cui quasi 3 ettari sono dedicati ad un campo collezione facente parte di una banca del germoplasma,
dove sono ospitate specie di interesse naturalistico, agrario, officinale o aromatico. È un progetto che ha l'obiettivo di conservare il patrimonio genetico delle specie vegetali presenti nel comprensorio etneo. Alcune di esse sono il risultato di strategie di sopravvivenza e adattamento alle condizioni dell'ambiente in cui vivono. Altre sono frutto di secoli di selezioni agricole, in cui i coltivatori hanno miscelato e isolato piante da frutto diventate vere specialità, ma che con il tempo rischiano di perdersi. Piante oggi sconosciute, che per questo ci appaiono come nuove. Il solo vigneto è composto da 3.000 piante di vite, con 35 varietà diverse. Proprio a fianco si trova una strumentazione che monitora i segnali prodotti dall'attività eruttiva del vulcano, a testimonianza della cooperazione tra l'Ente Parco e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il campo è attraversato da un sentiero lungo oltre un chilometro, con una pendenza che non supera mai il 7%, in modo da essere percorribile da persone con difficoltà motoria. È stata posta particolare attenzione anche per i non vedenti, con le tavolette esplicative in braille o il pavimento tattile. È questo lo spirito del Parco dell'Etna, un territorio che possa essere vissuto da tutti, nel rispetto della natura e della storia del nostro territorio. Un gemellaggio tra nuovo e antico, tra civiltà e natura, e dal centro rimane ciò che ha permesso di unire le sue genti, di modificare i luoghi e di riempire di fascino tutto questo. L'Etna.